griglia di partenza che è andata a formarsi, pre-griglia che è andata a formarsi. Lorenzo, tu che hai vissuto insieme a, andiamo a leggere la griglia di partenza, questi protagonisti che appena, tra pochi istanti inizierò a leggere, tu che hai vissuto insieme a loro, inizia a pensare un pronostico per questa finale, poi lo diciamo a bassa voce in maniera tale quando magari i carte sono partiti, così nessuno viene condizionato e nessuno può reclamare la sfiga. Prima fila, dicevamo, andiamo a leggere chi sono i protagonisti di questa finalissima: Carol Buzz con Christian Lungard, Logan Sargeant e Paavo Tonteri in seconda fila, Yue Yang e Nielsen in terza, Flavio Camponeschi e Benjamin Lessene in quarta, La Palainen e Felice Tiene in quinta, Van Luven e Tom Joyner in sesta, John Norris e Aberdeen in settima, Cramp Dennis e Ganji Junior in ottava, Novalak ed Esse in nona. Decima fila per Arnold e Viscal, undicesima fila per Thomas Bale e Marco Maestranzi, dodicesima fila per Ippolito Simenauer, tredicesima fila per Lipkau e Gadois, quattordicesima fila per Jessica Beckman e Noemi Lel, quindicesima fila per Chia Wing e Gall, sedicesima fila per Lindberg e Legere, Smolinar e Lenzo occupano la diciassettesima fila. Approfitto per guardare sul Live Now di Ticart. Se vi collegate sul sito avete tutto il resoconto del weekend, minuto per minuto, una nuova funzionalità del nostro sito. Vado a curiosare, ecco qui quello che stavo cercando. Stavo cercando il perché Tom Joyner fosse così indietro in griglia di partenza. L'inglese, che si è preso 10 secondi di penalità, vediamo perché. Per il paraurti. Ah, ok, quindi già sai tutto, caspita, eh? Tu sei più insider dei nostri Beh, diciamo insider. che rimanevo informato per vedere soprattutto se riuscivo a trovare un posizino per la finale, Tu però sei uscito proprio di una di posizione? una posizione, sì, purtroppo dei due ritirati eravamo alle due posizioni Eliminate. eliminate, sì. Mannaggia, mannaggia. E stiamo guardando con le immagini che la regia ci offre, pre-griglia, quali sono gli accorgimenti che si adottano su un kart nel momento in cui lo si, tra virgolette, attrezza per il bagnato? Vabbè, voi vi vestite come dei palombari con queste tute antipioggia e dimmi anche i tuoi accorgimenti, usi i guanti Vileda, che cosa... Beh, diciamo, d'ora in poi sicuramente controllerò il collettore prima di Ottima partire. idea, direi. E dopo ovviamente si controlla tutto il materiale, il casco, e dopo il pilota solitamente guarda i piccoli dettagli, le piccole chiusure, dai tappi alla pipetta della candela, quei piccoli accorgimenti che magari possono salvare la tua gara da un finale molto triste. E invece per quanto riguarda il setup, su cosa si interviene? Cioè, ci sono delle regole madre del tipo si allargano le carreggiate oppure sì, che caspita ne so, raccontami, dai. Beh, diciamo che sul bagnato sicuramente vanno fatte modifiche rispetto ovviamente alle condizioni asciutte, soprattutto si tende a ovviamente caricare l'assetto, però diciamo che non si portano a fare stravolgimenti enormi perché soprattutto spesso tende a piovere prima di una gara e quindi fisicamente il tempo per fare grandi stravolgimenti non c'è, quindi anche il pilota si deve adattare a quelle poche modifiche all'ultimo minuto che si riescono a fare sul telaio. Quindi diciamo sicuramente le cose principali sono da caricare l'anteriore e modificare il rapporto ovviamente per il bagnato. E poi il jiggler, se non ricordo male, bisogna... No, no, sto scherzando, Lorenzo. Che jiggler, che jiggler. Ma che jiggler. No, stiamo cercando di stemperare un po' la tensione,
perché chiaramente siamo in fase di finale. E qui sono un po' piovuti 10 secondi di penalità per il musetto caduto, il musetto appunto antiurto, diciamo, chiamiamolo antiurto, perché in teoria obbliga il pilota a non urtare in nessun modo chi lo precede, pena, se no appunto nel momento in cui il musetto cade dalla propria sede originaria, pena 10 secondi di penalità appunto. Il bagnato forse non aiuta. Beh, diciamo che soprattutto con questa nuova categoria che sarà che è senza freni anteriori, anche la staccata è molto importante, perché ovviamente sbagliare di un metro con un pilota davanti attaccato non te lo puoi permettere, mentre una volta con i freni anteriori ti dava questo margine di errore, diciamo. Quindi fra le condizioni di bagnato e questo fatto di non avere i freni anteriori, il quale secondo me sono assolutamente d'accordo, però comunque diciamo rende le condizioni di bagnato e questa cosa dei paraurti è ancora più difficile, diciamo, quindi l'errore è veramente dietro l'angolo. Attesa, quindi attimi di attesa come da programma prima del via della finalissima della categoria. Ok, hai pensato al nome? Non me lo dire, al nome del potenziale vincitore? Hai in mente? Secondo me dopo fra questi piloti ce ne saranno vari che possono giocarsela. Ecco, abbiamo visto due metodi diversi di avvio del kart: il pilota che si siede nel kart e si fa spingere, il pilota che corre di fianco al kart aiutato dal meccanico, salta su, il pilota che corre di fianco al kart ma con il meccanico che alza il posteriore per dare il primo slancio. Penso che siano scuole di pensiero alla fine. E da una parte diciamo sicuramente per il pilota è più comodo rimanere seduti, e dopo ci sono ovviamente anche motivazioni di sicurezza. Può capitare insomma che nel saltare nel kart si rischia di rovinare anche qualcosa, che mi è successo, che mi è saltata la pipetta della candela. Quindi bisogna imparare, diciamo, il metodo di saltare dentro il kart. D'altra parte diciamo ovviamente il kart è più leggero senza il pilota a bordo, quindi sono due scuole di pensiero su come si può partire. Io di solito mi sdraio orizzontale di fianco al kart e cado a terra fisso secco, quindi adotto quest'altra scuola di pensiero. Dai, adesso che stanno girando, chi è che secondo te può, come dire, ambire alla vita? Non voglio un nome magari, però chi sono quelli che hai visto più in forma anche sul bagnato? Beh, diciamo, secondo me il campione del mondo Buzz ha un'ottima esperienza sul bagnato, è sempre stato un pilota velocissimo e che non fa errori soprattutto, quindi secondo me lui ha ottime chance. E ho visto molto bene in forma Joyner, che purtroppo è stato penalizzato per il paraurti, però diciamo comunque parte dalla decima posizione, e che sul bagnato è sì importante partire davanti ma non è fondamentale. Si può rimontare. E dopo Joyner direi o Flavio Camponeschi, che sicuramente ha l'esperienza necessaria per vincere, e anche Nico Sinisa. Guarda, non vorrei che la cosa ti screditasse in maniera incredibile, ma anch'io avrei giocato un eurello su Carol Buzz e Tom Joyner, però mi piace pensare anche a un giovane, non che gli altri non lo siano, però a un giovane di quelli esordienti, diciamo, un Christian Lungard o un Logan Sargeant. Sarà dura, però hanno dimostrato di andare veramente molto forte anche sul bagnato. Eccoli che arrivano sulle rettilinee di partenza, i semafori sono accesi,
Si parte con Lungard che cerca subito dietro a Buzz la linea stretta per proteggersi da eventuali attacchi e addirittura rompe subito gli indugi, ma nulla da fare. Chi passa è Logan Sargeant, poi finisce largo e alla fine chi riesce a sbucare per primo dopo le prime due tre curve è proprio Christian Lungard seguito da Logan Sargeant. Quindi terzetto là davanti con Logan Sargeant che insegue, anzi si deve difendere da Carol Buzz che ora occupa la seconda posizione. Attenzione ai musetti ragazzi che poi fioccano in 10 secondi. Christian Lungard in testa alla WSK Champions Cup, alla finale della WSK Champions Cup, seguito da Logan Sargeant e Carol Buzz. Poi ancora mi viene da dire Flavio Camponeschi seguito da Tonteri e Joyner che ha fatto una bella partenza. Dai, vediamo allora cosa combinano i primi 7-10 protagonisti di questa gara. Tutti sono là pronti a puntare alla vittoria ed è veramente aperta tanti la gara, soprattutto a Tom Joyner, forse che ci prova su Tonteri, ma nulla da fare, troppo bagnato lì in quel punto per poter superare. Sì, beh, soprattutto poi sono tutti piloti di ottima qualità e quindi è difficile e tutti i sorpassi sono veramente al limite, si può rischiare di sbagliare. Eh sì, non gli fai bu e lo spaventi a Tonteri. Intanto all'attacco Logan Sargeant, però riceve una bella risposta di quelle decise da Christian Lungard, che è un bel bastardello alla guida, no? nel senso buono, è bello aggressivo, mi piace questo Christian Lungard che guida di manico vero e sta controllando il proprio energy sul bagnato alla grande, anche di controsterzo quando in sbandata controllata, quando appunto gli capita che il kart scappi via di posteriore al posteriore. Tom Joyner nella schiena di Flavio Camponeschi, così come Logan Sargeant è alle spalle, arpionato alle spalle di Christian Lungard, lì in mezzo un Carol Buzz che attende gli eventi e nel frattempo fa segnare il miglior crono assoluto, 1:04.966. Sargeant comunque sembra molto in forma e Joyner adesso ha già passato quarto e quindi tenterà sicuramente la rimonta. Sta arrivando Tom Joyner, sta arrivando e ce lo aspettiamo, non ci può deludere. Logan Sargeant cerca spazio, rischia col musetto Sargeant perché è lì vicino, non che vada a cercare il contatto assolutamente, però a star lì vicini chiaramente basta un attimo che sbagli di 30-40 centimetri la frenata e ti ritrovi addosso all'avversario con il musetto giù. E Tom Joyner è quarto appunto e Tom Joyner sta recuperando terreno. Anche Nissen fa segnare il miglior crono nel primo settore, 21.599, colorato di viola nel primo settore, Niklas Nissen che al momento occupa la settima posizione, c'ha davanti Tonteri Logan Sargeant leader della corsa. Alla faccia degli esordienti, subito Christian Lungard risponde, mentre il miglior giro è di Niklas Nielsen, dicevamo in settima posizione, continuano a scambiarsi di posizione, che spettacolo, grandissimi Logan Sargeant, Christian Lungard e anche Carol Buzz entra nella partita per i primi tre posti, anzi per il primo posto di questa finalissima della WSK Champions Cup. Questo aiuta l'arrivo di Tom Joyner, però, che è già subito lì attaccato. Oltretutto queste battaglie qua comunque portano un pochino al consumo delle gomme, che è abbastanza ridotto sul bagnato, e a tutto in generale, dal motore alla concentrazione stessa. Quindi diciamo che la situazione si sta complicando perché abbiamo Sargeant, Lungard, Buzz, Joyner, Camponeschi, Tonteri e Nielsen, quindi abbiamo 7 piloti buoni per la vittoria. Beh, 4 su 7 li ho beccati, adesso bisogna vedere se vince uno di quelli o se ci arriva la beffa e vince uno che è fuori dai. La percentuale è buona. Dai, però... esatto. Abbiamo scommesso peraltro 700 euro, Lorenzo, quindi lo diciamo pubblicamente, poi me li devi dare, Ci sono un po', c'è qualche migliaio di testimoni visto che siamo live streaming. Christian Lungard adesso deve un attimo controllare cosa succede alle proprie spalle,
perché Carol Buzz, forse anche sotto la pressione di Tom Joyner, inizia a farsi velenoso e fastidioso appunto nei confronti del pilota Energy. In realtà però è un attimo, caspita, l'effetto elastico qui è veramente evidentissimo, ovvero un attimo prima sembra che Lungard stia perdendo e poi un attimo dopo è di nuovo nella schiena di Logan Sargeant. Adesso vediamo qual è il distacco. Ha girato molto bene Sargeant, soprattutto nel secondo super in questa tornata, 3 decimi e 77, caspita, ha preso 4 decimi, ha fatto il miglior giro Logan Sargeant, 1.4689 per Logan Sargeant, che mette 7 decimi, praticamente 8, tra sé e l'avversario più diretto, mentre Lungard subisce l'attacco che porta a termine appunto con un sorpasso Carol Buzz, e quindi posizione persa per Christian Lungard, che subito cerca di intrecciare la traiettoria, di trovare una traiettoria alternativa per rispondere al polacco campione del mondo in carica. Abbiamo due campioni del mondo in carica lì davanti, Logan Sargeant per la KFJ l'anno scorso, Carol Buzz per la KF sempre l'anno scorso ovviamente, se no non sarebbe in carica. Però alle spalle di questi due non ci sono proprio dei piloti di primissimo pelo. Christian Lungard, campione europeo in carica, beh, questo è un bel segnale, vuol dire che chi va forte sempre. Camponeschi ci prova ma non riesce a tentare il sorpasso ai danni di Tom Joyner. Nuovo giro veloce di Logan Sargeant in prima posizione, un secondo e due di vantaggio. Questo sta volando via. Lorenzo, può reggere tutta la gara secondo te? Con questo passo qua sarà sicuramente difficile per gli avversari raggiungerlo, soprattutto si è già creato un secondo e due di distacco, che comunque non è poco, e soprattutto in una categoria comunque così tirata, e sarà difficile sì per Buzz. Bisogna vedere se nel finale ne avrà qualcosina oppure no, però per ora Sargeant continua a far registrare i migliori parziali, quindi sembra che ce ne sia poco per gli altri. È vero, 23.698, miglior crono anche nel secondo settore di quest'ultima tornata, a fine del giro miglior giro, 1.4.355, si becca un altro decimo scarso Carol Buzz, però miglior giro di Logan Sargeant, che sta diventando un bel martello. 1.4.7 invece per Lungard Camponeschi, che ora è in quarta posizione ai danni di Tom Joyner, che è in quinta posizione, ha girato in 1.5.3, quindi addirittura sopra il muro dell'1.4. E beh, una bella sorpresa questo Logan Sargeant da esordiente. Era difficile immaginarlo così veloce, così competitivo e poi in tutte le condizioni. Poi, per carità, abbiamo visto che alla corte di Ricky Flynn si cresce bene e alla svelta, poi lui ha un metodo che secondo me è infallibile, fa allenare un botto, mi sembra di capire. Sì, beh, diciamo che alla fine la chiave per tutti i piloti alla fine è l'allenamento, tutti quelli che vediamo davanti hanno comunque enorme esperienza, dai, i più giovani e i più maturi, diciamo. E beh, ti assicuro però che con un ciuccio come me non riesce a tirar fuori un cavallo. Caspita, che stretta Niklas Nielsen in faccia a Martin Van Leeuwen. A quelle velocità non sono cose belle da vivere da dietro. E la visibilità col bagnato com'è? In questo caso mi sembra ottima, dai. Sì, oggi comunque non c'è molta acqua sull'asfalto perché è molto drenante. Però sicuramente crea comunque difficoltà e fastidio sia in frenata che in accelerazione di visibilità il fatto di essere comunque dietro un pilota. E infatti in questo caso probabilmente la pioggia, che ha cessato di scendere in maniera copiosa, ha lasciato anche, non dico asciugare come dicevo in precedenza, ma ha fatto un po', ha permesso appunto ai piloti di scavarsi una sorta di traiettoria meno fradicia. Vediamo che c'è questo, proprio questa inquadratura ci fa vedere come
e a un certo punto l'asfalto diventi completamente lucido, inondato d'acqua, mentre dove vanno i kart c'è maggior sicuramente grip e maggior aderenza nonostante sia completamente bagnato. Nuovo giro veloce di Logan Sargeant che dice ciao ciao a tutti, siamo nel decimo giro dei 20 in programma, 1 secondo e 4 di vantaggio, mi sembra un bel bottino da amministrare verso la fine. Comunque dicevamo, la differenza d'asfalto, Lorenzo. Beh sì, si sente, diciamo, delle differenze che si creano sull'asfalto anche in questa situazione, non è asciutta? Diciamo che già adesso a vedere le traiettorie rispetto alla prefinale sono cambiate molto, soprattutto quando si crea questa traiettoria asciutta si sente che il kart ha un grip completamente diverso e migliore. Non è asciutta in questo caso, però o è già, tu la ritieni già asciutta? Per noi è oro la traiettoria. Ok, e il posto dove mettere le gomme diventa più complesso fare i sorpassi evidentemente. Sì, assolutamente, soprattutto quando la pista come adesso comincia piano piano ad asciugarsi, si tende ad avere traiettorie sempre più strette e quindi per l'avversario diventa veramente difficile in queste condizioni superare. Nielsen sta vivendo un momento positivo, mi sembra di capire. Perché è riuscito a scollarsi di dorso Martin Van Leeuwen alle sue spalle e mi sembra che stia puntando a Tom Joyner in maniera abbastanza convinta. Parlando dell'inquadrato Logan Sargeant, leader indiscusso al momento della gara, nonostante, guarda che gli ha rubato 2 decimini Buzz nell'ultimo giro a Logan, Carroll sta in qualche maniera cercando il rientro sullo statunitense. Dicevamo, può essere d'aiuto il fatto che Logan abbia corso in KFJ l'anno scorso, quindi senza freni anteriori, e questo sia semplicemente un elemento che ha reso più semplice il passaggio alla categoria superiore, considerato che quest'anno gli OK non hanno i freni anteriori? Sì, beh, infatti molti piloti dell'ex KF Junior hanno deciso di passare proprio quest'anno in OK, soprattutto date queste nuove regole che hanno reso l'OK, diciamo, un KF Junior molto più potente, diciamo così. E infatti molti piloti dell'ex KF Junior vediamo che sono subito là davanti, e noi piloti dell'ex KF, sebbene avessi fatto solo un anno, ci siamo dovuti riadattare completamente a uno stile di guida a cui non eravamo più abituati. E infatti guardalo qua il buon Logan Sargeant là davanti, senza ancora troppe pressioni da parte di Carroll Buzz, anzi sta rispondendo in questo giro a Carroll Buzz con il miglior crono in secondo settore, 1 secondo e 2 il vantaggio nella scorsa tornata. Vediamo se aumenta il gap o se diminuisce. 1 secondo e 2:44, siamo sul traguardo, 1 secondo e 5:98 alla faccia, miglior giro ancora per Logan Sargeant. Dicevamo infatti Logan Sargeant davanti, ma anche Christian Lundgaard al terzo posto per Energy Corse TM, non male. Poi Flavio Camponeschi, Tonteri, Tom Joyner e Nielsen, che secondo me sta diventando velenoso alle spalle di Tom, almeno in qualche immagine precedentemente lo abbiamo visto avvicinarsi. Sì, anche in prefinale Tom e Niklas sembravano i due piloti più in forma nella parte finale della gara, quindi secondo me hanno ancora qualche carta per potersi giocare il podio. I primi due piloti ormai hanno un altro ritmo e un distacco enorme, quindi sarà difficile riprenderli. E in effetti sembra essere proprio così. Poi praticamente 1 secondo e 6 di vantaggio la scorsa tornata, vediamo cosa cambia a livello proprio cronometrico tra Carroll e Logan e Carroll, vediamo, 1:07:45, però che martello, chissà come ride Ricky Flynn da bordo pista, ma in realtà lui non ride mai, è serio, è di ghiaccio, l'inglese che non ha espressione, è praticamente sempre serio, sempre concentrato, ma d'altra parte è anche così che si ottengono i risultati, e Logan Sargeant è il risultato, se vogliamo, del suo lavoro, perché è da tanto che punta su questo pilota, che lo sta allevando,
e Logan è scoppiato in tutta la sua bravura l'anno scorso con il mondiale, e adesso si sta confermando. Bella sta spazzolata controllata che fanno nel cambio di direzione i piloti, e quest'anno si sta confermando. Devo dire, io non me l'aspettavo che un Logan Sargeant potesse essere in testa alla prima gara dell'anno così, in questa maniera. A me stupisce abbastanza. Lungard uguale, alla stessa maniera, non è semplice, però Lungard me lo vedo anche più prestante fisicamente, più Marcantonio, cioè più fisicato. Il buon Logan Sargeant le piscinine, quindi magari mi sarei aspettato un periodo di apprendistato un po' più lungo. Invece 2 secondi e 1 decimo quasi di vantaggio per Logan Sargeant, che vuole uccidere letteralmente questa finale della USK Champions Cup. Non gliene frega niente chiaramente di dare spettacolo e darsi battaglia con i compagni di viaggio di questa finalissima, anzi li tiene a debita distanza, il primo dei quali è Carol Buzz, miglior crono nel secondo settore per Logan Sargeant, che non si vuole distrarre e non mi sembra si stia distraendo, anzi butta l'occhio dietro per vedere quanto dista appunto Carol Buzz. La S, bella aggressiva, l'affronta Logan, anche sul bagnato si affronta così, tagliando sul cordolo? Sì, si cerca soprattutto di tagliare sul cordolo per rendere il destra finale più veloce, avendo dopo ovviamente tutto il rettilineo da sfruttare. Ok, io invece farei una cosa bella tonda, bella con calma, tranquilla. Sì, una roba un po' più tranquilla, un po' meno tirata, dai. Battute a parte, Tom Joyner adesso sente Martin Van Leeuwen alle spalle che sta suonando la carica. Bravo Bent Viskal che ha rimontato 11 posizioni e si trova in nona piazza. John Norris chiude la top 10 che andiamo a rileggere: Logan Sargeant, Carol Buzz seconda posizione, Christian Lungard in terza, Flavio Camponeschi in quarta, quinto è Paavo Tonteri, sesta posizione per Niklas Nielsen, Tom Joyner in settima piazza, poi Van Leeuwen, Viskal e Norris appunto ritirati di lusso. Novalak, che l'abbiamo perso un po' forse col bagnato, mi sembra di capire che non si trovasse benissimo in questa situazione. Sì, diciamo che i piloti fisicamente più piccoli di solito fanno fatica sul bagnato perché non riescono a far lavorare il telaio, che è una cosa fondamentale sul bagnato. Detto di solito perché abbiamo davanti Sargeant e quindi sto dicendo un mucchio di boiate. No, quello no, però la teoria poi si scontra con la pratica. Ieri sera, se ti ricordi, ne abbiamo parlato, Lorenzo, e dicevamo probabilmente viene a piovere, probabilmente Sargeant farà più fatica, ma perché viene spontaneo pensarlo. Effettivamente va di centro più basso del pilota, sicuramente perché meno alto, meno trasferimento di carico, meno grip laterale, meno prestazioni, casino sull'acqua, cioè difficoltà sull'acqua. E invece stanno riuscendo un po' a capovolgere le leggi della fisica. Occhio che c'è un bel trenino qua, Lungard, Camponeschi, Tonteri, Nielsen, e si lotta per il podio. Sì, adesso sembra sicuramente la sfida più interessante, visto che fra i primi due ci sono 2 secondi e mezzo e altri 7 secondi sul terzo, e quindi sicuramente quel pacchetto lì sarà interessante. Adesso mancano solo 2 giri al termine e quindi bisogna vedere se Lunga riuscirà a mantenere il vantaggio su Camponeschi e gli altri piloti. Eh sì, Camponeschi secondo me quando vede queste situazioni, eccolo qui Lungard, grande la regia che si porta sul pilota danese della Energy Corse TM. Secondo me Camponeschi quando vede questa situazione, cioè mette 2 cavalli in più, non so da dove li prende, ma li mette in pista, quindi probabilmente la sorpresa gliela vorrebbe dare al pilota della Energy. Sarà dura perché Lungard è un bel cagnaccio arrabbiato e ci piace molto come pilota, come guida.
e di conseguenza sta dimostrando di essere all'altezza della categoria, dei migliori della categoria. Li vediamo qui inquadrati, sono praticamente in sembrano in parata, in realtà stanno tirando come dannati e stanno appunto cercando di prendersi il terzo gradino del podio. Quando manca praticamente un giro e mezzo al termine, tutti aggressivi sul cordolo a cercare appunto quel gancio che permette di far girare il kart in condizioni nelle quali il kart fa fatica a percorrere le curve, tende ad andare dritto, tende a scivolare, veramente è complesso. Occhio che è uscito un po' largo qui, è una scelta secondo te, un errore di quello di Lungard? Io condivido la scelta di Lungard perché la curva sul bagnato la prendevo allo stesso modo e secondo me paga. Infatti Flavio per ora fa fatica ad avvicinarsi, poi bisogna vedere se adesso siamo nell'ultimo giro, se Lungard riuscirà a mantenere la concentrazione e a non sentire la pressione. Sì, adesso più che un attacco di Camponeschi vale un errore di Lungard per cambiare la classifica, perché Camponeschi dalla distanza, da quella distanza comunque a 6 decimi, non ha mezzi, non ha modo di attaccare Lungard. Lungard forse con la pressione che sente addosso, considerato che mancano meno di 1000 metri ormai all'arrivo, probabilmente può incappare nell'errore. Chiaramente incrociamo le dita per lui, tocchiamo ferro e mi fermo qui, non vado avanti con gli scongiuri per non intervolgare, però tendenzialmente appunto è controllabile la situazione a patto di errori. Immagini su Logan Sargeant che ormai accarezza la vittoria di questa WSK Champions Cup, ultimi metri, giù gas aperto, ed è qui il campione della WSK Champions Cup 2016, Logan Sargeant davanti a Carol Buzz e sì, Christian Lungard, per la felicità di Mick Panigada, patron di Energy Corse. Camponeschi, Tonteri, Nielsen, Van Leeuwen, Tom Joyner, Viscal, bravo nella sua rimonta Viscal, Norris decimo, Gangi Junior undicesimo, Felice Tiene, Siemenauer, Kramp, Lapalainen per le prime 15 posizioni. Questa la finalissima della WSK Champions Cup categoria OK. Il programma è serrato, quindi tra qualche istante avremo anche il via della seconda delle quattro finalissime in programma. Eccola qua la classifica, FA Alonso Vortex per Sargeant, Cosmic Vortex per Buzz, Lungard Energy TM, CRG Parilla ancora per Tonteri e per Camponeschi, poi Nielsen, Tony Vortex, Van Leeuwen, Birel, Parilla, sempre un Parilla a motorizzare lo Zanardi di Tom Joyner, Viscal è KSM, giusto? Quindi Tony Vortex e John Norris ancora KSM, giusto? Tony Vortex. Quindi questi sono i materiali della top 10, vi abbiamo fatto un po' di elenco telefonico, diciamo, dei materiali presenti in pista nella top 10, tutti gomme Vega, ovvio. Quest'anno Vega gommerà tutti i campionati. Anche Cicfia, rivediamo allora gli highlights, cerchiamo di riportare alla mente cosa è accaduto. Buzz parte bene, ma poi arriva subito l'affondo di Lungard e di Logan Sargeant, che da subito non si fa vedere timido, come invece appare agli occhi quando gira nel paddock, agli occhi di chi lo guarda. Logan Sargeant subito cerca l'affondo su Lungard, operazione che porta a termine dopo pochissimo. Lungard si guarda dietro, anzi come vediamo dagli highlights, e cerca di coprirsi dagli attacchi eventuali di Carol Buzz. Poi qui esce largo nel risuperare Logan Sargeant e Sargeant intreccia un paio di volte la traiettoria con quella del danese. Il pilota della Energy Corse TM continua la propria corsa e a un certo punto subisce anche il sorpasso da Carol
parte di Carol Buzz. Qui Camponeschi in lotta con Joyner, un tentativo di sorpasso che non va a buon fine, e poi braccia aperte sul dritto per Logan Sir.